Entro. D'un tratto mi ritrovo catapultato in un'altra epoca. Il legno caldo ornato di intagli floreali, l'eleganza delle sedie a tonè, la perfezione dei tavolini rotondi in marmo di Carrara, il verde dei divanetti in velluto e l'imponenza delle colonne in ghisa. Mi ritrovo riflesso in ogni lato della stanza. Un capolavoro in stile Liberty, perfettamente integro. Ah, finalmente un buon caffè. Continuo ad osservare tale armonia e quiete. Forse troppa quiete. Una sensazione strana comincia a salire. La voce soffoca. La postura cambia. Mi sento a disagio. Mi sento osservato in un ambiente che non è mio. Mi lascio l'entrata alle spalle. È sera e la curiosità di un altro caffè sale. La sala è piena, ma la prima sensazione è sempre meravigliosa. Buono anche questa volta. Osservo nuovamente. Stasera anche i lampadari brillano di una luce calda, ma il disagio comincia a risalire sul mio corpo. Continuo ad osservare. La sala è piena, eppure la solita quiete. Le voci si confondono, nessuna di esse prevale sull'altra. Le figure diventano parte integrante della sala e si mescolano in perfetta armonia. Ora comprendo. La sala non doveva diventare parte di me. Io dovevo diventare parte della sala. Cameriere, una nisetta.